Ciao a tutti ragazzi, G-Log numero 4, in questo video vedremo le migliori applicazioni di Cydia e non è solo uno il video, ma saranno una serie di video proprio uno per ogni applicazione, proprio perché vorrei mostrarvi un po' quali sono le impostazioni ottimali, come utilizzarlo e a cosa serve il programma. Prima di iniziare una raccomandazione, ovvero iscrivetevi al mio canale e mi farebbe veramente molto piacere. E poi iniziamo. Allora, cosa fare? Iniziamo subito andando su Cydia. Io non ci vado perché ci mette troppo. E scaricate o da Cydia o da terminale, adesso su terminale vi farò vedere dopo. Da Cydia dovete scrivere SB Settings e basta. E scaricatelo. Dopo il download dovrete effettuare un respring. Un'altra applicazione, cioè per scaricarlo, scusate, dal terminale dovete premere su, SU, la password sarà alpine, e scrivere apt-get install SB Setting. Fatto ciò, effettuate il respring e possiamo subito iniziare. Ok, che cos'è SB Setting? Semplicemente questo, un menu a tendina stile Android per iPhone. Possiamo distinguere questa applicazione in due sezioni, ovvero la sezione con tutti i toggles e la sezione con tutte le informazioni relative al Wi-Fi e alla RAM, eccetera. Quindi nei toggles abbiamo modalità aeroplano, Bluetooth, luminosità, processi in uso. Vedete, sentitemi un pochino. Questi processi non sono visualizzati poi in multitasking, quindi sono veramente molto utili. Veramente molto utile questa opzione. E poi abbiamo anche SSH, che è un'opzione in più, e Wi-Fi. Qua sotto abbiamo il nostro indirizzo IP. Questo lasciamo perdere, data IP, non ci interessa. Storage, pure questo non ci interessa. È la memoria comunque utilizzabile nella cartella VAR. E memory è la RAM, memory è la RAM. Allora, qua possiamo trovare more, refresh, dock, respring e power. Dock sono i programmi nella dock, ovvero dei collegamenti a delle applicazioni, e vedremo come impostarle. Respring per effettuare il respring del nostro device, power per spengere, per selezionare tipo spengere, riavviare, eccetera, il nostro device. Refresh per effettuare un refresh del database e more per selezionare impostazioni, perché le impostazioni non sono visualizzabili sull'applicazione impostazioni del nostro iPhone. Quindi iniziamo subito cliccando su Set Toggles e qua possiamo scegliere quello che vogliamo visualizzare sul nostro SB Setting, ad esempio Bluetooth, modalità aeroplano, eccetera. Poi Activation Methods, ovvero in che modo vogliamo attivare il nostro SB setting. Io ho messo swipe down, ovvero dall'alto verso il basso, dalla status bar verso il basso dobbiamo tenere premuto. Voi potete selezionare altre opzioni. SB setting theme è il tema, questo è il tema di default, poi c'è questo qua, questo e questo. Io utilizzo questo qua. Altri temi sono scaricabili da Cydia, quindi nella sezione SB Setting Theme. E poi SB Setting Option, questo lasciamo così, mettiamo Show All Icon. Dock Application, le applicazioni che vogliamo nella dock, quello che vi ho mostrato prima. Niente, non mettiamo niente. Icons, le applicazioni che vogliamo nascondere, quindi se vogliamo nascondere tipo terminal mettiamo. Questo
questo lasciamolo perdere, mobile, substrate add-ons, system option. Mettiamo, se volete, la batteria con la percentuale, se non è abilitata sul vostro iPod, mettete on, e a Apple Kill Switch mettete on. System option, no, questa, scusate, app folders, se volete creare delle applicazioni, ma perlomeno a me non interessano, delle cartelle, scusate. E quindi questo è tutto. Questa applicazione è veramente molto, ma molto utile. Risolve un sacco di problemi, come nel wifi ad esempio. Spero di esservi stato utile. Ciao a tutti e al prossimo video. Ah, e mi raccomando, per favore, come ho già detto all'inizio, iscrivetevi. Ciao a tutti.